territorio. Prego, consigliera, per 3 minuti ne ha facoltà. Allora, sì, grazie. Volevo dire, in merito a questo primo ordine del giorno, che questa delibera, diciamo, è stata adottata nel 2001 e già la delibera di controdeduzione era del 2007. Oggi stiamo nuovamente controdeducendo su questo piano particolareggiato, perché nel frattempo è stato inglobato all'interno del territorio, diciamo del perimetro del piano particolareggiato, il toponimo di Colle Tappi. Nel frattempo, quindi in tutti questi anni dal 2001 ad oggi, ovviamente questo territorio è notevolmente cambiato e sono intervenuti numerosi interventi, tra cui l'area commerciale Anagnina oppure la compensazione delle aree G3 di Salone, gli interventi su Anagnina 2 e B45 Anagnina 1. Tuttavia devo ribadire per le opposizioni che, così come abbiamo analizzato in commissione urbanistica, in questo piano particolareggiato sono di fatto rispettati ampiamente gli standard urbanistici previsti. Infatti gli standard nel piano sono previsti 20,25 metri quadri ad abitante rispetto ai 18 previsti dal decreto ministeriale 1444 del 68. In merito alla viabilità viene confermato l'impianto originario, ovviamente, quindi del piano così come era stato presentato nel 2001, e sono previste ovviamente sono stati previsti degli allargamenti già all'interno del piano, così come attualmente disegnato, delle strade, e si è andati anche ad intervenire su una rotatoria che è stato necessario spostare perché vi erano delle interferenze con un piano adiacente a quello che stiamo adottando. Per cui, siccome questo ordine del giorno riguarda la viabilità, riteniamo che sia intrinseca nel piano stesso questa problematica, cioè il piano prevede già una viabilità nuova, un adeguamento delle sedi stradali della viabilità con un allargamento e la realizzazione dei marciapiedi laddove mancano, appunto. Per cui riteniamo di non poter accogliere questo ordine del giorno e voteremo contro. Grazie.